Benvenuti a Amatori Lodi, Forte dei Marmi, la partita, e non serve aggiungere altro. La Forte dei Marmi, Gnata e Stagi, i due portieri, poi Torner, Montaran, Romero, De Oro, Pagnini, Maremmani, Rossi e Cinquini per la formazione in divisa rosso-blu di Gigio Bresciani. L'Amatori con Catalè e Mattia Verona, i due portieri. Poi Illuzzi, Cherido, Alessandro Verona, Giulio Cocco, Gonzalo Pinto, Checco Compagno, Malagoli e Gori per i giallorossi di Nuno Resende. Tempo Lodi che è iniziato forte, Lodi che deve vincere, come abbiamo detto, per chiudere in testa questa regular season, un primo posto che è importante non soltanto per la griglia playoff, non soltanto per garantirsi più partite in casa in tutti i turni di playoff, ma anche per certificare la qualificazione alla prossima Eurolega. Un posto è del Follonica, l'altro uscirà stasera. Chierido, Verona, Verona! 1-0 Lodi! Il ruggito del tigre! Subito! Dopo 2 minuti e 31 di gioco, Ale Verona ha portato, ha chiuso perfettamente un contropiede splendido orchestrato con Luis Cherido. Di nuovo il 99 chiuso da Illuzzi e Cherido. Riparte il capitano, Illuzzi ha un po' di spazio dentro per la rete di Gonzalo Pinto, e gioco di Portugal, 2-0 Lodi. La grande giocata del capitano per Gonzalo Pinto, che con un tocco morbido ha battuto Gnata da pochi passi. Va via bene a Maremmani, Cherido, poi controlla non benissimo la sfera, allora riparte il forte, occhio, 3 contro 2, Maremmani, Maremmani per Romero, e c'è il gol del Forte dei Marmi che dimezza lo svantaggio con Gonzalo Romero al minuto 23 e 03. Nulla poteva, traversa piena, Cherido dall'altra parte, c'entra Pagnini, Luzzi, la super sfida al minuto 1 e 32. Un po' di fortuna anche sul rimpallo dopo il tiro con Cherido, ancora Malagoli, 6 secondi per provare il tiro, lo fa Malagoli ma chiude bene Gnata, riparte De Oro, è un po' scoperto adesso l'Amatori e viene punito subito dal diagonale di Tonci De Oro, che fa 3-2 fino a questo momento. Illuzzi attaccato da Pagnini, si libera il capitano, la mette dentro per Malagoli che non trova la palla, va a terra dolorante per una bastonata forse di De Oro, dall'altra parte Romero, Illuzzi fa ripartire i suoi, forte sta rientrando Cocco, grande numero steso da De Oro che si botta il cartellino blu, parte Compagno, conclude malissimo a lato Checco Compagno, Compagno contro De Oro, scarico dietro per Cherido, ha un po' di spazio stavolta il killer al minuto 16 e 26, 4-2 Lodi che torna a più 2. Da parte lo chiude Cherido, va a terra poi Maremmani, riparte Illuzzi, altro contropiede, Illuzzi a spazio micidiale dei campioni d'Italia al minuto 16 e 55, il golasso di Capitani Illuzzi sotto le gambe di Ricchi Gnata, rasoterra perfetto, c'è solo un capitano, canta il palla Castellotti per l'Amatori. Cherido cerca ancora Illuzzi che però era troppo in area, troppo centrale, Motaran, la bomba di Motaran dalla sua area, pallina forse deviata, vediamo, no, secondo gli arbitri il gol è di Davide Motaran che ha segnato dalla sua area, ne ha prese due fondamentali in questo finale di partita, pattina e la porta, attaccato da Romero, il fallo di Romero che vediamo diventa addirittura un plus, partita e primo posto, parte Giulio, le sue finte, la alza e poi la mette fuori, Illuzzi fuori per Giulio Cocco, l'Amatori piano piano fa scorrere i secondi, suona la sirena, finisce qua, Amatori batte il Forte dei Marmi 5-3, termine di una bellissima partita, di un'altra bellissima ed intensa sfida tra giallorossi e rosso-blu, e vince la regular season 2017-2018 salendo a quota
60 punti contro i 57 di un ottimo Forte dei Marmi. Lodi primo dunque, Forte secondo. C'è da scommetterci che le due squadre che stasera hanno dato vita a un grande spettacolo faranno di tutto per rivedersi tra qualche tempo ai playoff, magari nella terza finale consecutiva. Lodi batte Forte 5-3 dunque, chiude primo la regular season.